Ciao a tutti creators e benvenuti in questo nuovissimo video. Ci troviamo in un altro episodio di Wardrobe. Ci siamo lasciati in mezzo ai barboni. Quindi senza indugio andiamo a vedere che premio possiamo ritirare dalla zingara che ci ha parlato il tizio. Vediamo prima cosa si dice qua attorno. Cos'è? Arte postmoderna? E c'hai ragione, non riesco davvero a farmi venire idee interessanti. Del tipo? Beh, zio, non saprei. Qualcosa che trasmetta emozioni forti. Qualcosa d'impatto, ma che sia originale, una volta tanto. Mi sono rotto di scrivere guardie infami sui monumenti. Capisci, zio? Ci penserò, magari mi verrà in mente qualcosa. Bella. Stai registrando? Certo, Guido, stai dormendo? Sì, non mi ha avvisato. Scusami se ti disturbo, ma hai un'aria familiare. Potrebbe darsi che tu mi abbia vista a qualche fiera in passato. Sai, un tempo ero un gamer professionista. Da come te la passi adesso, parrebbe che qualcosa sia andato storto. Tunnel carpale. Ho perso lentamente mobilità e reattività. Mi ha tagliato fuori dal circuito dei pro. Mi immaginavo più una freccia nel polso o qualcosa del genere. Freccia nel polso? Mai giocato a Skyrim? Spiacente, solo picchiaduro. Allora hai subito la giusta pun. Qui, da notare i cartelli di Slender, qui molto. Questo non si può parlare, meno male. Il Ui, barbo. cielo! Vecchia conoscenza. Che è il cielo? Cielo. No, non ci fa caso, non si È può un fare. bug del cielo. Bug del cielo. L'ho tormentato abbastanza, lo lascerò riposare stavolta. Probabilmente ha fatto tutta questa strada solo per trovare un po' di pace. Scatola di Ego. Di Fossi in uova. te, lascerei perdere. La ragazzina diventa un tipetto parecchio pericoloso quando si incavola. Che c'entra? E boh. C'è una mano di Ettore. Di? Quello di Assassin's Creed. Perché i covoni di paglia. Ho trovato In questo l'ago videogame i nel. modi di dire vengono presi un po' troppo alla lettera. Ho È vero. già dato qualche Ok, adesso un ago. ora. Che Non possiamo. stavo più nella pelle. Sì, insomma, hai capito. Ah, Non funziona, finalmente. ovviamente. C'è qualcosa che mi sfugge, non funziona. È ovvio, devi fare la cosa satanica. Oh mio Dio, che cosa creepy! Una marionetta che sta sopra, che muove i figli. Della zingara senza testa. Senza testa, Miglior ovviamente. costume dalla Wendy sempre. Mi sembra serio. Ammesso che effettivamente sia un travestimento. È inquietante. Ehi, parla con me. Parla con me. Immagino che dovrei chiedere a lei per il mio premio. Ok. Guardiamoci dall'occhio. Guardiamoci dall'occhio. Ehi, Parla con è con te sto parlando. me. Cos'è tutta questa Questa. perplessità? Non hai Non l'ha mai mai visto visto una una marionetta? marionetta. Certo, ma non una manovrata da fili invisibili e da un marionettista senza testa. E in grado di parlare, fra l'altro. C'è forse qualche problema se non sono mossa da figli? Beh, no. Ed è forse illegale per una marionetta avere una bella voce come la mia? Non era quello che intendevo. Voi donne siete davvero ingestibili. Ok, diamogli le ste Ho cose. vinto un buono alla giostra. Scegli un premio a piacere. Tra cosa? Qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa. Tra cosa? Set di Lego del Millennium Falcon Ultimate Collection. Fumetto Detective Conan. Detective Comics. Cartuccio del videogioco E.T. per Atari. Locandino del film Metropolis. Amiibo senza gambe della principessa Peach. Che cosa scelgo? Non saprei. Sono tutte cose inutili. Vabbè, ma se uno di questi ha un'utilità, che ne sappiamo noi? Millennium Falcon. Certo. Vorrei il set Lego del Millennium Falcon, nella versione Ultimate Collectors. Ho finito l'ultimo Ah, disponibile ecco. giusto ieri. Però sei fortunato. Posso darti questo? Ah, quindi qualsiasi cosa avremmo scelto. Ci avrebbe dato un regalo. Diamo un'occhiata. Ma com'è possibile che Sì! tutta questa roba stesse dentro un pacchetto tanto piccolo? Ma che è sta roba? Start da kit metallaro. Sì, così ce lo possiamo camuffare da metallare. E che c'è? Sì. Video musicassetto. Così gli eter ci danno le botte. Vabbè. Le cose là. Decisamente improbabile. Vabbè, intanto andiamo a mettere la cassetta dentro alla.
Sì, ma a che serve? Se non si è svegliato quello. Può essere che ci dice qualcosa di interessante. Play! Un video! Figo questo pezzo, non lo conoscevo. Peccato non sapere il titolo. Shazam che... scusate, non volevo fare pubblicità a Shazam. Quindi? Niente. Si può riprendere? No. Deve stare qua. Vabbè, lascialo acceso e... No, non si può lasciare acceso. Abbiamo visto il video che non serve a nulla, questo sta dormendo, la bambola la possiamo mettere. Che dovrei fare? Ah, ci serve il libro delle arti oscure, per questo non ce la facciamo. Allora dobbiamo usare il kit. Ferma. Prendi sul kit. Allora, Guido. No. Che? La la la, io non ho fatto niente. Beh, ci siamo dimenticati di un particolare. Cioè? È che nel frattempo è arrivato un pacco. Che stupido. Ci siamo dimenticati del pacco. Sembra che quel pezzo sia arrivato finalmente. E infatti adesso la macchina. La macchina funziona! Andiamo a parlare. Andiamoci a parlare. Funziona tutto? Funziona adesso. Tutto adesso? Il corriere si è fatto desiderare non poco. Ma il carburatore era perfetto. Mi offro assolutamente come cavia per testarla allora. Davvero? Hai idea dei possibili effetti collaterali? Morte. Paradossi temporali, impossibilità di ritorno. Rischio di incesto con la propria madre. Possibile annichilazione, mutazioni cromosomiche. Potrei continuare. Ma... Diciamo che non ho nulla da perdere. Cosa? Mi hai guardato? Ma per me va bene, allora. Sono uno scheletro. C'è solo un piccolo problema. Non ho il carbone. Ho finito il plutonio. Ci sono io. Ci vorranno un paio di giorni prima che il mio ricettatore di fiducia riesca a procurarsene dell'altro. Dovrai aspettare. E invece no. Che strano. Io ho proprio... Ho proprio una sacchetta di plutonio proprio per te. Per caso questa può interessarti? Dove l'hai trovata? Così, in giro. Ok, ok. Versane esattamente 3 millilitri per ogni dozzina di anni a ritroso. Aggiungi anche altri 2 millilitri per avviare la macchina. E 1 millilitro ogni mezz'ora di tempo reale di utilizzo. Sii il più preciso possibile. Ok, nessun problema. La macchina si avvierà non appena avrai inserito la data di destinazione nell'apposito quadrante. Evita i viaggi nel futuro. Il processo sfrutta in parte il campo geomagnetico terrestre. Ad eventuali alterazioni potrebbero impedirci di tornare indietro. Ricordati che non puoi saltare da un'epoca all'altra. Ogni volta sei obbligato a tornare nel presente. Ne hai ancora per molto. Le porte sono automatiche. Quindi resta nei dintorni. Quindi resta nei dintorni. Qualche anima. Ok. E ricordati di stare attento. Niente, se mai con il continuo spazio. Se è tutto quello che... Mamma mia. Quanto plutonio ha detto che dovevo versare di preciso? Per avviare la macchina. 2 ml. Beh, abbonderò. Cosa vuoi che accada? No! Tutto. Perché ho la provetta vuota? Yeah! Serve per riempirla? Residui di Pluto. Oh mio Dio. E io che ne so che dato dobbiamo mettere? 1863. Va. Viaggiamo nel tempo. Guido, tu che sai la storia, che cos'è nel 1863? L'epoca egizia. No. Jumanji. L'uomo di Togepi. L'interno dell'armadio non è facile. Ma in ogni caso lo preferisco a quella della giungla. Togepi, anche quello di Elekid. Sarei quasi tentato da lasciarti il primo lancio di dadi. Ti piacesse. Jumanji, un gioco che sa trasportarti in questo mondo vuol lasciare. Lo sappiamo tutti. Il mare è pieno di pesci. Va bene prenderlo fresco, ma così è un tantino... Mi sembra di vedere qualcosa che luccica nella rete.
quindi? E quindi? Perché ti sei lanciato dentro? A pesce? Mi sta bene. La prossima volta sarà il caso che mi faccia gli affari miei. Perché non hai trovato niente? Parliamo con Manet. Manet, oh, periodo dell'impressionismo. Sono troppo informato. Buon Dio, chi va là, di grazia? Il mio nome è Manny. Manny Calavera. Sì, insomma, sono l'oscuro mietitore. Non era mia intenzione spaventarla, signor Manet. La sua fama la precede, sa? Beh, lei mi lusinga. Ora basta con i convenevoli. Non sono qui per questo. Immagino che sia giunta la mia ora. Corretto, ma non del tutto esatto. Potrei darle una seconda possibilità. Qualsiasi cosa, ma mi risparmi la vita. Povero Manet. Mi aggiunga nel suo quadro, allora. In mare. Possibilmente in grande e ben visibile. Ma è una richiesta insensata. Sarebbe tutto fuori proporzione. Senza contare che rovinerebbe totalmente il pathos della scena. Devo forse prenderlo per un no? Mi perdoni, triste mietitore. Sarà accontentato. Perché sto sfizio del cazzo? Cioè, è giusto per saperlo. Ci vogliamo un quadro nostro. Ah, ma quindi non ce ne possiamo muovere da qui. Come? Prendi la mappa. No, non possiamo muoverci. Ah, allora parla con Manet di nuovo. Come procedono i lavori col suo ritratto, messer Manet? Totalmente rovinato. Come dice, scusi? Nulla. Purtroppo non era un granché in storia dell'arte. Sta dipingendo due navi in mare aperto, forse durante uno scontro. E quindi... Vedi un po' i pesci. Il mare è pieno di pesci. Ok, possiamo dargli una Bibbia o qualcosa? Non credo che... Aspetta un attimo. Va bene prenderlo. Non sono mai... Nessuno. Ho imparato a... Imparato okay. Sì. Jumanji, il mondo secondo me dobbiamo Jumanji. Eh? Di certo. Secondo me dobbiamo tornare a casa. Sarai... Stai ancora... E una volta il quadro fatto, capito? Non ho capito il senso. Ma tu sarai diventato tipo un importante. E che senso ha? Non so parlare con la scienza. Quel sangue non lascia presagire nulla. Ma da volte. Per favore, ricordami come funzionano i viaggi nel tempo. Stavolta abbi il dono della sintesi. Devi inserire la data di destinazione nel quadrante. Non puoi viaggiare nel futuro. Dopo un viaggio sei obbligo. Non puoi allontanarti dalla mappa. Essere il protagonista di un film di Almodovar. Oggetti abbiamo, un mare di oggetti. Il kit metallato dobbiamo usare. Residui di liquido. Con che l'hai fatto? Con l'assenzio. Quindi senzio adesso corretto. Un assenzio corretto che serve a... Per la pianta? Non lo so. Va bene. Ah. Devo mettere l'assenzio fammi qua spazio, dentro. Fammi spazio. Ah. Pensandoci bene ci si poteva arrivare no. Però. Vediamo se stiamo ancora registrando. Ah, non capisco dove dobbiamo andare. Qualcosa dobbiamo fare qua. Questo è poco ma sicuro. Io non ne ho proprio idea. Questi oggetti non ti dicono niente? No. Abbiamo una cravatta, un papillon. Dobbiamo vestire qualcuno? Ci sono i disegni sopra. Certo, ma certo, stupido. Non ci eravamo arrivati. No, ragazzi. Passaggio segreto, fiaccola. Accendiamola con i fiammiferi. Sistema di accensione automatico attivato. Ma chi è? Oh mio Dio! Il libro che serve a noi! Resta in sala muori. Questo sembra Stepney. È vero! È vero proprio!
Boh. No, vabbè, raga, è strano. Easter egg. Come pretendi che possa parlare? Devono aver pronunciato le loro ultime... Peccato, non valga lo stesso per te. No, non è la stessa voce. Tutto questo puntare e cliccare mi stressa. Devo assolutamente prendere... Ok, non è... Che brutti ceffi. Parla per te. Me lo sono solo immaginato o quella testa ha detto qualcosa? Niente affatto. Meno male. Per un attimo credevo di essere impazzito. Va bene. I bambini. Oh, c'è un tizio che fa... Che si sta mangiando da solo. Non so, ci mancano i pezzi. Mamma mia, inquietante. Non sapevo come chiamarlo. Ma quanto è tenero. Non sapevo come chiamarlo. Dico bene? Non sapevi come chiamare cosa? Te, è il tuo nome. No. Io non ho un nome. Forse proprio perché i tuoi genitori non sapevano come chiamarti. Forse. Quindi ho ragione io, è il tuo nome. Io ho già detto che non mi chiamo così. Dovresti proprio rimetterti in forma. Perché dici così? Forse perché non riesci neppure a uscire dal tuo loculo. Ma mi sono appena messo a dieta. Non tocco una pizza da settimane. È solo perché l'ultima volta ha divorato anche il fattorino. Ma chi è che parla? C'è di la targa antica. Abbiamo preso una targa antica. Bello. Ma genera? Ci sarà un motivo se è rimasto lì per così tanti anni senza... Ah, ma devi sempre polemicizzare. Magia nera ad uso e consumo quotidiano. A noi serve però. Appunto. Aprilo, capitolo 1, sortileggio. Capitolo 1, sortileggio. Come maledire vostra suocera e vivere felici. Pratiche capitolo voodoo. 3, pratiche voodoo. Come vendicarsi dei bulli della scuola restando a distanza... Recuperate dei campioni di capelli. Capelli e unghie del bullo in questione e fissateli a un omino di pezza. Omino posizionate di pezza. Quindi la bambola voodoo al centro di un pentacolo. Chiudete gli occhi e incanalate il vostro odio sul bullo. Immaginarlo con la testa immersa nella tazza aumenta le probabilità di riuscita. Se il rituale avrà successo, la bambola assumerà i connotati della vittima designata. Procuratevi dunque un ago o degli spilli per colpire la bambola voodoo. Godetevi la vostra vendetta. Abbiamo tutto. Non danneggiate la bambola rimuovendo arti o testa. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Beh, filtri d'amore lo leggiamo. Capitolo come... Questo? Mostro marino. Non si può certo dire che si vivessero tempi tranquilli nell'oceano pro... Posso suggerire un bravo estetista se mi è per... Ok, parliamo con lo zombie a cavallo di un tirannosauro, vabbè. Oddio, ma cos'è questa puzza? Sei tu. Devi assolutamente fare un bel bagno. Prendi. Che mi ha dato? Bagno schiuma. Bolle di sapone, quindi? Che eleganza. Niente. Ci possiamo lavare adesso. Ossicino, ascolta. Ossicino. Potremmo parlare quando avrai smesso di puzzare in... Va bene. Andiamo a fare il rito... L'utilizzo... virtuale. Sono accorto... Dove sta quello che sta nella doccia? Quello non se ne va. Vabbè. Ok, pensieri negativi. Qui de zozzo. Muori Jenny. Somiglia. Ti somiglia. No, niente di più semplice. Tutto merito della facilità con cui riverso il mio odio gratuito sul... Quindi adesso possiamo spugnarlo. Speriamo solo che questa sia la volta buona. Johnny bravo! Quello scemo di Johnny biondo. Bene, abbiamo fatto anche. È la prima volta nella mia vita che vedo Johnny bravo cuccare. Hai visto? E qui l'hanno fatto cuccare finalmente. Oh, cazzo. Oh mio Dio! C'è Chucky. Amante nascosto. Io non ho visto quello che hai visto tu. Sto guardando. Esiste Chucky. Ancora qualcuno che si ostina a giocare a nascondino. Certa gente non vuol proprio crescere. Parlaci. Che ci fai nascosto lì sotto? Come dire, potrei essermi cacciato in guai seri. E di preciso chi ti starebbe cercando? Questa stanza è un continuo via vai di coppiette. A dire il vero, un po' tutti. Sì. Diciamo che negli ultimi tempi ho combinato qualche casino di troppo. Hai tutta la mia stima.
Sì, ma... secondo me la, io, sarebbe anche in tinta con il colore della felpa. Lenzuolo rosso. Ma ci azzeccassi qualcosa. Perché ho preso un lenzuolo rosso? Dai il lenzuolo rosso. Non funziona. Oh, due anelli, dove li hai presi? Lì, sul comodino, non hai visto. Ok. Prendi il lenzuolo, tieni, scappa. Non capisco dove tu... Prendiamo questo. Tieni a freno i bollori. Guarda quanti preservativi appesi al soffitto. È l'herbe magica, ovviamente. Camera da letto al piano di sopra è libera, come promesso. Davvero? Chiamo subito la banda. State fermo, immobile. Che c'è, Guido? Perché tutto risolvuto. Ora vai. Stanza zompa zompa pronta. Ma quella che fa? Wow, non riuscivano più a trattenersi. Mi scarica. Eccoli. Questa è la banda. Sì. Assomiglia a quel bullo della mia scuola che mi pestava sempre. Fossi matto. Qualcuno qui ha seriamente bisogno di un po' di Xanax. Io so cosa. Deve esserci una discreta carenza di giocatori in questa città. E quindi? Va tutto bene? Non sapremo mai cosa accade in quella testolina da alien. È tutto pronto, possiamo procedere. Dove vuoi che lo portiamo? Via Venerdì numero 13. Hai idea di quanto sia lontano da qui? Noi siamo diretti alla festa, il massimo che possiamo fare è portartelo lì. E vedrò di accontentarmi. Sentito, muoviamoci. E quindi mamma lo porta alla festa, io che risolvo? Non saprei, però meglio di niente. Ok ragazzi, non so questo video quando sia venuto lungo, non so quanto è un casino, ma forse siamo quasi all'epilogo ragazzi. Quindi per questo video vi saluto da Jenny e Guido. È tutto, ciao Kratos. Ciao ragazzi.